predicato verbale e predicato nominale. Qual è la differenza? Il predicato verbale è espresso da un verbo predicativo, cioè capace di affermare qualcosa sul soggetto. Questi esempi, questi otto esempi, esprimono appunto spiegano quale sia il predicato verbale. Luca soggetto parla predicato verbale. Luca viene colpito. In questo caso vediamo che sono due verbi insieme perché il verbo venire assolve la funzione di dare un senso al termine successivo dal pallone. Maria tace, Maria soggetto, tace predicato verbale. Luca è sul letto, in questo caso il verbo essere individua si trova sul letto e quindi esprime un predicato verbale. Il tuono rimbomba, il tuono soggetto rimbomba, predicato verbale. Stefania si è alzata dalla sedia, Stefania soggetto, si è alzata, predicato verbale, dalla sedia complemento indiretto. Voglio andare a casa, in questo caso appunto è costituito da due verbi di cui uno servile, il verbo volere è un verbo servile più un verbo all'infinito. Ha cominciato a piovere, in questo caso il predicato verbale è costituito da un verbo fraseologico con una preposizione più un verbo all'infinito. Il predicato nominale. Il predicato nominale può essere fatto sia col verbo essere sia con verbi copulativi. Il predicato nominale è costituito da verbo essere più aggettivo o sostantivo. I verbi copulativi ricordiamo che sono sembrare, apparire, diventare, rimanere, essere chiamato, detto, e i verbi elettivi come eletto. Luca è timido. Luca soggetto. Il predicato nominale costituito da è timido, dove è costituisce la copula e timido il nome del predicato. Soggetto è predicato nominale, come nell'esempio qui sotto. La situazione sembra tranquilla. La situazione è soggetto, verbo sembrare, ricordiamoci che è un verbo copulativo, più quindi in questo caso predicato nominale più complemento predicativo del soggetto, tranquilla. Giovanni soggetto è stato eletto, che è un verbo copulativo, quindi esprime un predicato nominale, capoclasse, complemento predicativo del soggetto. Quindi il verbo essere può assumere la funzione di copula, che con aggettivo, aggettivo e sostantivo diventa appunto predicato nominale, oppure può assumere il verbo essere la funzione di ausiliare. Giovanni è andato, quindi di aiuto rispetto ad un altro verbo. Giovanni è andato al mare, in questo caso è un predicato verbale. Luca è sul letto, quando ricordiamo che quando il verbo essere esprime si trova o esistere, diventa predicato verbale.